Oh, ciao ragazzi, buonasera a tutti. Questa sera, domenica, siamo in Terre di Reno. Terre di Reno io non c'ero mai stato, ma è veramente molto bello. Siamo qua ad Osso, nella zona di Cento di Ferrara. Siamo in una veranda di un bellissimo locale pieno di trombe, tra parentesi, una cosa incredibile. Adesso guarda, vi faccio vedere un attimo quante trombe abbiamo nella sala qua adiacente. È una cosa incredibile. Guardate quante trombe. Un soffitto pieno di trombe, un bar pieno di trombe, di borse, vedete? Una cosa incredibile. Veramente una cosa fantastica. Guardate che trombone. Cioè, non si può certo dire che in questo posto non ci siano trombe, perché io sopra la mia testa vedo centinaia di trombe, vedete? Centinaia. Tutto il soffitto è pieno di trombe. Veramente una cosa incredibile. E a fianco di questo bellissimo locale che vi sto facendo vedere, abbiamo questa veranda, una veranda grande, che noi abbiamo avuto la bella idea di trasformare in una sala per fare una serata dei single. E sono arrivati a centinaia, ragazzi, guardate che roba. Quindi tutto molto molto ok. Bene bene, andiamo avanti con la diretta, vai. Allora. Sì, sì. Oh ragazzi, ci siamo? Voglio sentire un applauso, forza! Terre di Reno, Cento di Ferrara, vicino a Bologna, ragazzi, un applauso. Allora, sembra che abbiamo superato la fase critica. Voi dovete sapere che la fase critica è quella di mettersi a sedere, perché è la cosa più difficile di questo lavoro. Praticamente, vabbè, insomma, ci abbiamo messo un po' di tempo, però diciamo che ce la faremo. Allora, siamo qua questa sera, qui per la prima volta in questo locale, questa è la veranda, ma non so se avete visto nella sala adiacente, abbiamo una quantità di trombe che è una cosa incredibile, trombe, borse, eccetera, e anche fuori ci sono varie scenografie, c'è l'inferno, c'è il paradiso, c'è il purgatorio, insomma, io non so esattamente se i single vanno all'inferno, al paradiso, al purgatorio, non lo so. Però qua veramente ci sono delle cose bellissime che vale la pena visitare in questo locale che si chiama il Rifugio degli Artisti. Allora, per quel che mi riguarda, ragazzi, noi cosa faremo questa sera? Questa sera siamo qua per mangiare e fino a qui ci siamo, ma il motivo principale per cui siamo qua è che siamo qua per risvegliare emozioni, come si suol dire. Siamo qua per risvegliare le farfalle nello stomaco, ragazzi, quella sensazione. Qui abbiamo anche una scultura di due che si stanno baciando, che sia di ispirazione, diciamo, alle farfalle nello stomaco. Quindi il nostro compito è quello appunto di sviluppare farfalle. Noi abbiamo un metodo infallibile. Adesso fa freddo perché è lo spirito. Allora, abbiamo un metodo infallibile, voi non dovete flirtare soltanto con la persona che avete di fianco, davanti o intorno, dovete guardarvi attorno. Quando vedete una persona che vi piace, prendete carta e penna e scrivete un messaggino, scrivendo all'interno del messaggio quello che vi esce dal cuore, firmandovi con il vostro numero identificativo. Nota importante, dovete indossare il numero che vi è stato dato, perché quel numero è la vostra firma digitale di questa sera. Quindi vi dovete firmare con il vostro numero, fuori dovete scrivere a chi dobbiamo portare il messaggio. Quindi è molto molto semplice. Allora, questa sera, visto che siamo in Terra di Cento, abbiamo anche un importante ospite fra noi, è un'attrice, ragazzi, che ha lavorato per tanti anni al Cento di Ferrara e che ho voluto invitare a questa serata, perché è sembrato importante averla qua, la nostra Selene. Ciao Selene. Ciao, ciao a te, ciao a tutti, ciao, e ringraziamo lo splendido locale che ci ha dato la possibilità di questo meraviglioso posto. Le farfalle nello stomaco, le facciamo venire, facciamo parte di cuori. Questa sera un pochino collaborerò con il mio
E amo dirvi buona serata, divertiamoci e tra poco delle belle da parte mia, buona cena e buon divertimento. Grazie Selene, grazie. Grazie alla nostra Selene, anche una cabaretista, e quindi dopo ci farò lo spettacolo. No, vieni qua, vieni con me, vieni con me. Vieni, forza, vieni qua. Oh, ce la faremo ragazzi, vai. Dove andate? Non c'è più posto? No. Qui, cos'è questo? Vai, vai, mi prendi tu, mi prendi tu. Prego, accomodati. Oh, visto che sono arrivati. Oh, Deus gratias, superstar. Vai, vai. Vedi, vedi. Allora, io ho già un messaggio, ragazzi, Ho un messaggio per il numero 151. Uomo, è un uomo. Uomo numero 151. Chi è questo uomo fortunato? Dov'è? Dov'è? Eccolo qua, benissimo. Ciao. Come ti chiami? A lui. Ciao, come ti chiami? Antonio. Ma come fai a saperlo? Siete amici? Ah, ho capito. Antonio, da dove vieni? Padova. Da Padova. Come Sant'Antonio da Padova, bravo. Ascolta, e cosa fai per la vita? Che lavoro fai? Un impiegato tecnico, settore metalmeccanico, perfetto. Tu allora ti intendi, sai che come metalmeccanico è possibile piegare un ferro. Secondo te è possibile piegare una donna? No. Allora, il nostro impiegato tecnico ha appurato che è facile piegare un ferro d'acciaio, ma è impossibile piegare una donna. Quindi tanti auguri, stasera vedo che hai un tavolo che sembra un giardino fiorito più di un tavolo, quindi saranno veramente affari tuoi. Guarda, ti do questo messaggio e spero che questo messaggio cambi la tua vita. Ci credi? Sei emozionato? Tanto, fammi sentire il cuore. Ragazzi, è molto emozionato Antonio, trattatelo bene perché insomma, poverino, viene da Padova, Vabbè. Allora, avete visto, è facilissimo, Basta prendere la carta e penna che trovate in tavola, spremere il cuore con quello che vuol dire, firmarvi con il vostro numero identificativo, chiudere il messaggio e fuori scrivere a chi dobbiamo portarlo. E il gioco è fatto. Bene, gli elementi ci sono, ragazzi, antipasto per tutti, iniziamo la cena, vai! Okay. Intanto che arriva la cena, vediamo se abbiamo anche qualche altro messaggio. Allora, precisamente, ne ho uno per una donna, che è la numero 48. Ragazzi, chi è la donna numero 48? Eccola qua. E vai, perfetto. Alla grande. Ciao. C'è un bel bellocino verde speranza. La speranza è sempre l'ultima cosa. Come ti chiami? Ah, guarda che... Allora, i miei singoli hanno una vista buonissima. 10-10, e anche sempre chiami. Come ti chiami? Ori, che bel nome, ragazzi. Ori, vai. E Aurizio? Albanese, ok. Ascolta, tu... Cosa fai nella vita? Brava, lavora, fa operaia come api, perfetto, lo sono molto. Come vorresti tua moglie, Ah, ancora non pensa all'uomo. Per questa sera c'è una bella scelta, Vediamo. Ha già doppiato qualcosa? Ancora no. Ok, va bene, prego, ecco qua. Grazie, Ori, buona strada, vai. Oh, stiamo andando alla grande, ragazzi.
allora, bellissimo, hai visto? Po- sì. Numero, sì, bellissimo. Sì. Numero 63. 6-3. Numero 63. Ragazzi, chi è questa donna fortunata? Donne, guardatevi il numero. Qua. Ha detto chi è la donna fortunata? Io ho detto. Allora, io ho la capacità di attaccare tutte quelle che vanno in bagno. Se potessi giocare all'otto con quelle, beh, sarei una cosa incredibile. Vabbè. Allora cambiamo il numero, vediamo un po', vediamo più tardi. Tra pochi minuti arriva da mangiare, ragazzi. Saranno già impiattati. Allora, abbiamo un messaggio per un uomo. Lo facciamo andare a Stella. Stella. Vorrei questo quell'uomo, il numero 127. Il numero 127, si faccia avanti. Sei lì, sei tutto il maglione rosso. Dov'è il 127? Vi siete nascosti il numero? L'avete messo dentro i pantaloni? Devo cercarlo lì? L'hanno visto, l'hanno visto. Ciao. Ciao, sono il signore. Cosa cerchi in una donna? Sicuramente non so che sia sul genere, ma e vai, perfetto. Bene, bene, bene. Ci sono anche i diretti che dicono. Sì, abbiamo un altro uomo, se vai. Falli tu i uomini. Falli volare. 145. Dov'è l'uomo 145? È possibile che non vi fate avanti subito? Siete timidi? Non siete qua a cercare le farfalle nello stomaco? Ci sei, ci sei? Ci sei? Ti pensano, piaci, si sono innamorate di te. Ti chiami? I piedi, magari ricevi altri bigliettini. Che lavoro fai? Ma di mezzi pesanti o di mezzi leggeri? Mannaggia, patente qui. Quindi le donne un po' pesanti non vanno bene per te? Qual è la tua ideale? Non lo so. Di chiunque, mora, bionda, cioè, io ti andrei bene, ah sì, accetta tutti, bene, ecco il bigliettino per te, buona cena, buona continuazione, ragazzi scrivete, ragazze innamoratevi. Grazie Serena, adesso ci mangiamo questo bello di pasto che stanno scendendo, vedo sta arrivando. Benissimo ragazzi, allora scrivete, 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 perché comunque il trucco è proprio questo, quello di scrivere, ma voi dovete sapere che ogni giorno, il giorno dopo, mi arrivano un sacco di messaggi che mi dicono, ma guarda, mi è sfuggito il numero della numero 8 piuttosto che la numero 7, mi ha dato il numero ma manca una cifra. Mi potresti dare il numero, cosa che io chiaramente non farò mai. Ragazzi, chiedete, giocate tutte le carte che avete quando siete durante la serata. Perché? Lo rifacciamo, mi dico la Paola. Paola, vieni qua. No, non se la rifanno, va bene.
si è rotto il cartellino, se lo puoi cambiare perché il ragazzo va di fronte, ha bisogno di avere il numero ben esposto. Tu come ti chiami? 26. Oh, chi è la 26? Adesso la vado a interrogare. Mi sembra di averla vista. Non mi ricordo se la conosco. Ciao, come ti chiami? Mary, che bel nome, Mary per sempre. Da dove vieni Mary? Vabbè, sei qui, pochi chilometri. Sei venuta col monopattino? È venuta a piedi, perfetto. E come vorresti il tuo uomo ideale? Sincero. Sincero. Beh, a parte i 5 che hanno bidonato, direi che la categoria è buona. Un uomo semplice, come quello che hai di fronte. Il 132, vedi? E che ti faccia ridere. Ridere, ridere. Le donne amano ridere, ragazzi. Ridere sempre. Benissimo. Ok, perfetto. Fantastico, fantastico. Bene, 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 bene. Ragazzi, stanno arrivando gli antipasti. Carino questo antipasto. Allora, buon appetito. Vai, adesso facciamo una piccola pausa e ci mangiamo l'antipasto. Più tardi, appena abbiamo finito l'antipasto, faremo qualche balletto. Vogliamo capire, scriviamo, uomini romantici che faranno ballare queste belle donne. Grazie.
Ciao. Sono bravi sti uomini, sono bravi. Sorriso. Sorriso, guardami. Buonasera! Sorriso. 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 Allora, le foto? Io no, foto. Io foto no.
l'angoggiato, l'arbitra, che bella atmosfera! Vai! Allora, io con un'atmosfera così vorrei capire se tra di noi abbiamo uomini abbastanza romantici da fare ballare le donne. Quindi adesso finiamo di mangiare, però insomma qua una parte hanno anche già finito, quindi vorrei capire se questi uomini qui mangiano solo oppure se invece anche insomma si avvicinano e riescono a mettere in moto qualcosa che svegli le farfalle, insomma, perché tutte queste belle donne qua sono venute su per mangiare qua, insomma. Comunque qui c'è una vista che è fantastica. Guarda che mi faccio la foto, c'è il tipo lì in faccia, tutti erano vicine. Vai, allora, si vede la statua, guardate. Bellissima scenografia, perfetto, ok. Allora, io piano in punta di piedi inizierei, così rompiamo un pochino il ghiaccio e vediamo un po' se qualche uomo sarà così romantico. Vedo che stanno arrivando con un po' di pasti, aspettiamo qualche minuto. Allora, abbiamo un messaggio per il numero 143, nel frattempo è un uomo, 143. Intanto che finiamo gli antipasti, 143. L'abbiamo trovato, eccolo qua, ma è sempre quello di prima, no? Ciao, come ti chiami? Sigismondo. E da dove vieni Sigismondo? Da Ravenna, hai fatto tanta strada, per venire a cercare la tua signora, è colpa mia, ascolta, ma come vorresti per forza venire? È stato licenziato, ma scusa, per poco lavoro o per scarso rendimento? Ah, un singolo che viene licenziato per scarso rendimento? Non è una cosa molto bellina, vabbè, speriamo la mia con questa, speriamo, vabbè, buon appetito, vai. Bene, bene, stiamo arrivando piatti a lungo. In punta di piedi, vediamo se... se qualcuno apre le razze, a metà che hanno già finito di mangiare. Vai. Porca signori! Oh, my God.
vai a ballare, eh? Vai a ballare.
andiamo avanti. E più coppie, mobili dinamiche, inseriamo subito. Adesso vado a passare. Forza, vai. You and me, me to be. Fantastici, vai, forza, forza. Stai nel forno, andiamo a mangiare. Tutti a mangiare, accendiamo le luci, spegniamo il riscaldamento. Troppo caldo. Accendiamo più il caldo. Qui è fatto perché i singoli si devono spogliare. Oh! Sapete che si apre, apri, apri! Apri, apri! Vai, vai, vai! Vai! Sì! E però non deve buttare il sasso e toglierlo! Esatto, qui non è che possiamo buttare il sasso e girarsi dall'altra parte, non esiste, eh? No, no, no. Allora, riaccendiamo le luci. Dai. Luci, ragazze! Io sì, al mare, siamo belli, il bagno dov'è? Allora Giuseppe, vai, sì. Vabbè, adesso riaccendiamo le luci e spegniamo il riscaldamento. Sì, adesso, ma laggiù, adesso vai. Allora, siete pronti per il secondo? Però voglio dare un po' di... Al primo, è vero. Io corro, corro troppo. Infatti, venendo qua, l'ultima chance, sperando di trovare un padre. Ma una volta gli uomini abortavano, guardano il telefonino, fischiavano per strada. Io al primo fischio non mi sono mai girato. Aspetto il tempo. Così passare da un posto all'altro, sento di fischiare, non mi tiro. Sento di fischiare ancora, non mi tiro. Sento di fischiare la terza volta, finalmente non lo capisco. A te mi tirano quanto, aveva degli occhi verdi bellissimi. Io dico, quando vedo degli occhi verdi così, sono pronta ad andare avanti. Sì, ma l'ho fatto anche con rosso, ecco la multa. Era un vigile. Avete degli occhi bellissimi, allego nei vostri occhi, tutto bello? Beh, deciderò chi ha tutto bello, però voglio dare un po' di consigli alle donne. Gli uomini tra i metalli, me li sono appuntati perché sono pericolosi. Evitate l'uomo Marmoris, cucciolo fino a 60 anni, attaccato al cordone umbilicale, una noia, qualsiasi cosa avvicinate, buona, ma la sapeva mamma. Non parliamo poi dell'uomo tonico. Il suo abitato naturale e la palestra. E quando si spoglia per andare a letto, per fare l'amore, invece di guardare voi, allo specchio si guarda i muscoli. Evitate, evitate. Nuovo doppio petto. Evitate. Sempre un tettito. Rigido. Rigido però non importa dentro. E così pieno di sé, così narcisista, che il rigido sotto mai. Ma tu lo sai? Non lo so.
la tartaruga è questa? Eh sì, ma questo è il salvagente. Ma ti salvo, poi prendi pure il pannubio, magari qui. E i loro pantofoli, con i pantofoli si rimane. Se li proponete di uscire, ma questa sera non c'è la partita. La prossima sera, ma mi perdo la De Filippi. Non siamo fatte per stare a casa, dobbiamo rimanere, ragazze, fino a Natale, fino a prima di domenica, d'accordo? Dimostratelo con un applauso. E poi c'è il main butterfly, che vuole passare come le api da fiore in fiore, e poi vi porta, esce con le altre, e la sera torna tardi, dice che ha giocato a carte con gli amici, invece gli è rimasto uno straccetto di pisello nelle mutande. Interverrò dopo con voi. Mi è venuto un abbassamento di voce, mi arrangerò lo stesso, intanto pronti per il primo, poi il secondo, poi il terzo e poi le canzoni al raso del gelsino per risaltare il corpo e il cuore. E vai. Ciao, a dopo. Grazie, sei sempre simpatica, vai benissimo. E quindi buon appetito, adesso ci mangiamo la lasagna al forno. Lasagna al forno. A me puoi mettere anche su a me a lui. Vogliamo dire una cosa, però se siete lei. Perché bene? Perché bene la serata? Devo dire una cosa. A te? Non solo. Grazie. A te hai levato la hai levato il foto delle fotografie, attenti. Hai levato il foto delle fotografie? Sta rompendo il telefono. Si sta rompendo il telefono.